l'epoca in cui vive sarà famosa soprattutto come pianista, però lei stessa dice che non c'è niente di così che dia così tanta soddisfazione come la composizione, come la creazione. Lei fin da piccolissima viene educata anche alla composizione, viene abituata a improvvisare fin da quando aveva, 5-6 anni. Scrive la prima opera compiuta, che è un lied, a 11 anni e lo dedica al padre. Poi andrà avanti scrivendo piccoli brani per pianoforte, ma anche opere molto più complesse. La sua attività compositiva non sarà priva di problemi, per molte difficoltà che incontra, alcune le vedremo in seguito, anche per una serie di suoi dubbi, di sua conflittualità interna. Clara si metteva molto in discussione sia come pianista sia come compositrice, era abituata a cercare le critiche delle persone che stimava proprio perché voleva migliorarsi, voleva correggersi, voleva andare avanti, voleva andare oltre. Nella composizione in particolare ha dei momenti di grande sconforto. A un certo punto scriverà nel diario: una donna non deve voler essere compositrice, nessuna ne è stata capace fino ad oggi, perché dovrei sperare di riuscirci io? Sarebbe un peccato di orgoglio. Ecco, non è vero che nessuna donna ne era stata capace prima, perché le donne compositrici sono tante, probabilmente è vero che lei non le conosceva, e questa è una cosa che si trova molto frequentemente nelle donne compositrici. Quasi tutte dicono: nessuna prima di me è riuscita a farlo, perché c'è questa mancanza di conoscenza, di genealogia della storia del passato. Ecco, nonostante questo, Clara però ha composto per tutta la sua vita, e non so, per esempio nel film che abbiamo visto, insieme Brahms e Robert suonano poi una delle variazioni che Brahms scrive sul tema di Robert. Robert dedica questo tema a Clara e Brahms ne fa delle variazioni. Anche Clara fa delle variazioni su questo tema e le regala a Robert per il suo compleanno nel 53, l'anno prima che Robert venga poi ricoverato, tenti il suicidio buttandosi nel fiume e venga poi ricoverato in un ospedale psichiatrico. Però questo giro, Robert scrive un tema e lo regala a Clara, Clara fa delle variazioni e le regala a Robert, Brahms prende lo stesso tema e fa anche lui delle variazioni. Sta a indicare una relazione molto profonda che c'era anche musicale tra loro e non solo, cioè questa abitudine proprio anche di scambiarsi i temi, di scambiarsi i materiali che producono. Ecco, vi dicevo, Clara compone, ci sono 23 numeri d'opera, più altri brani, piccoli brani per pianoforte e lied che non hanno un numero d'opera. Non scrive però solo brevi brani pianistici, cosa che è abbastanza frequente nelle compositrici romantiche. Scrive anche delle opere di più grande spessore. Per esempio scrive un concerto per pianoforte e orchestra. Lo scrive prima di quello che scriverà poi Robert. È un concerto che è molto importante e che Robert poi orchestrerà. Però resta un lavoro fondamentale. Scriverà poi le variazioni che vi ho detto, che sono davvero un lavoro importante, che sono l'opera 20. In mezzo scrive nel 46, scrive un trio per violino, violoncello e pianoforte. Lo scrive mentre è incinta del quarto figlio e lo scrive poco dopo aver incontrato Fanny Mendelssohn, un'altra compositrice, che anche lei stava in quel periodo lavorando a un trio d'archi. Per cui non ci sono testimonianze dirette, del loro incontro sì, non ci sono testimonianze dirette su questo, ma ci piace pensare che le due donne si siano scambiate a vicenda delle impressioni, delle sensazioni, e il fatto che compongano per lo stesso organico è abbastanza significativo. Ecco, Clara è molto originale nella sua composizione, molto attenta agli aspetti armonici, agli aspetti timbrici, è molto padrona, non soltanto, dimostra avere un'ottima conoscenza non solo del pianoforte ma anche degli altri strumenti. È proprio dal trio che vorremmo farvi sentire il movimento, cioè la parte iniziale, anche perché si capisce molto di più ascoltando che neanche dicendo tante parole. Le questioni tecniche sono sempre complicate. Fino adesso è funzionato tutto fin troppo bene.
proiettato, non è capace. Sì. La colpa del farlo. Thank you.